In mezzo c'è Bianchi, vorrebbe palla a Zemaili, pallone che passa, Bianchi, tacco, Amoruso, la botta, conclusione respinta, poi Zemaili, Rubinho, non è finita, Rosina, altro cross a cercare Bianchi, palla sul fondo, questa volta, grande azione del Torino. Proprio Jankovic dalla bandierina, pallone che spiove, e c'è il vantaggio del Genoa con Juric che di testa ha sorpreso tutti, e dunque dopo 18 minuti si porta in vantaggio la formazione genoana, anzi è stato Biava che ha realizzato il gol del vantaggio per il Genoa. Proietta a Sculli, in mezzo c'è Rivera, parte il cross, Jankovic, ed è il raddoppio del Genoa con Jankovic che dopo meno di 3 minuti dall'inizio della ripresa dà il secondo vantaggio alla formazione rosso-blu sulla bellissima azione di Sculli. Attenzione a Bianchi, prova Bianchi, Rubinho la tira lì, adesso Rosina mette in mezzo e Rubinho va a salvare. Adesso palla che arriva dentro e c'è il gol della 3-0 per il Genoa. È stato anche un infortunio, Thiago Motta ha realizzato il gol del 3-0 e si è probabilmente anche infortunato. Fatto sta che gioco partita incontro per il Genoa. Adesso attenzione Milanetto che lancia in direzione di Sculli, prova Sculli e la palla sul fondo, solo illusione ottica del gol per la sua partita. Sculli il gol l'avrebbe meritato. Qui attenzione, Van den Borre può fuggire verso Sereni, ancora Van den Borre, c'è Sculli largo, Van den Borre cerca proprio Sculli, Colombo anticipa ancora Sculli! Adesso Cricito, poi Milanetto, palla dentro Sereni, ci mette i pugni. Ancora Natali, nuovamente Rosina, la palla però non arriva mai dentro, quindi Stellone, prova Stellone, c'è una deviazione e sarà calcio d'angolo, ma non c'è neppure il tempo di batterlo. Il Genoa batte il Torino per 3-0. Stavamo sottolineando il grandissimo campionato del Genoa, soprattutto qui a Marassi. 10 partite, incluso il derby che formalmente era in trasferta, 8 vittorie. Se iniziate a ingranare anche in trasferta, rischiate di mettere in difficoltà l'Inter. Ma sicuramente, qua in casa abbiamo un bel tabellino di marcia, un fortino Marassi, e quindi abbiamo fatto veramente tutte vittorie e 2 pareggi. Anche fuori casa abbiamo fatto bene, ci manca qualche vittoria, però devo dire la verità che la squadra c'è.